Buongiorno e benvenuti numerosi a questo incontro dal titolo La medaglia spezzata, l'accoglienza dei bambini tra passato e presente. La mostra e l'incontro, la mostra spero che l'abbiate vista tutti, se no dovrete vederla, se no non potrete uscire. E la mostra è stata voluta dal Banco Farmaceutico, che io qui rappresento come presidente. Allora, noi come Banco Farmaceutico, io dico facciamo poco. Noi aiutiamo, cerchiamo di aiutare chi il bisogno e la povertà li incontra ogni giorno. Ossia, noi cerchiamo di rifornire di farmaci chi incontra chi i farmaci non può permetterseli e quindi ha bisogno che qualcuno glieli doni insieme a altre cure. Come ce li procuriamo? Non li acquistiamo noi i farmaci, chiediamo ad altri di donarceli. E così è nata la giornata della colletta che facciamo a febbraio, però raccogliamo farmaci anche in tanti altri modi, ad esempio chiedendoli alle aziende per progetti specifici o di donarci le loro eccedenze e poi da pochi anni in via sperimentale raccogliamo quello che rimane inutilizzato nelle nostre case, cercando di farlo bene. Ecco, ora ci siamo resi conto che un quarto dei poveri oggi in Italia sono bambini e purtroppo non sono in diminuzione. Cioè il numero di chi è povero da un punto di vista sanitario va aumentando in Italia negli ultimi anni e la percentuale dei bambini non è stabile, aumenta e ha superato il 25% nel 2018, si attesta intorno al 27%. E da qui è nata l'idea di partecipare, come sempre, al meeting a Rimini, ma facendo qualcosa che richiamasse l'attenzione di tutti su questo tema dell'infanzia, della povertà sanitaria dell'infanzia. Io sono milanese d'origine, ma sono fiorentino d'adozione e conoscevo l'ospedale degli Innocenti anche per mia storia personale, essendo una famiglia affidataria, e poi ho incontrato alcune persone che dopo vi presento che hanno reso possibile questa mostra. La mostra è stata resa possibile per vari motivi che dopo vedremo, ma anche perché chi oggi ha la responsabilità dell'Istituto degli Innocenti e del Museo degli Innocenti ha aderito subito con entusiasmo a quest'idea e ci ha offerto tutto gratuitamente, che non è così scontato, visto... considerando le ristrettezze economiche pubbliche o anche private di questo momento. Quindi ho il piacere di cedere la parola per un saluto iniziale a Maria Grazia Giuffrida, che è l'attuale presidente dell'Istituto degli Innocenti, che come vedrete è una cosa molto viva del presente, non solo del passato. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono veramente molto, molto felice di essere oggi qui con voi. E ringrazio gli organizzatori del meeting, i tanti volontari che ci sono qui per l'eccellente ospitalità.
ringrazio il meeting di Rimini e in modo particolare ringrazio il presidente del Banco Farmaceutico, il dottor Sergio Dagnotti, per averci dato la possibilità di poter celebrare anche in questo periodo estivo i nostri 600 anni. E raccontando una storia lunga proprio 600 anni grazie ad una mostra fotografica allestita dalla dottoressa Mariella Carlotti. E il cui allestimento della mostra, l'inizio dell'allestimento della mostra, per una pura coincidenza, coincide proprio con il periodo in cui è stato realizzato, hanno iniziato i lavori di costruzione dell'Istituto degli Innocenti. E nel 1419 appunto si diede avvio alla costruzione di questo splendido edificio che si trova in Piazza Santissima Annunziata, una delle più belle piazze di Firenze, tanto che Papa Francesco, quando venne in visita a Firenze nel 2015, ebbe a dire: questo è il quadrilatero della carità. Perché da un lato abbiamo l'Istituto degli Innocenti, di fronte abbiamo la Caritas. Quindi oltre ad avere ed essere una delle più belle città di Firenze, è una delle piazze in cui la carità è stata da culla. E l'Istituto degli Innocenti nasce per volontà di un mercante pratese. Ora io non voglio raccontarvi la storia perché è già raccontata ed è stata raccontata grazie appunto alla mostra, però nasce per volontà di questo mercante pratese che ha voluto donare 1000 fiorini all'ospedale Santa Maria Nova per costruire un luogo da dedicare ai bambini, un luogo del bello, un luogo tanto da dare un incarico a Filippo Brunelleschi, che è il grande maestro dell'arte del tempo. Ora, la cosa che vorrei semplicemente sottolineare è questa, che l'Istituto degli Innocenti non è mai stato il luogo dell'abbandono, ma è stato il luogo dell'accoglienza. E qui infatti i bambini non venivano abbandonati, ma venivano lasciati con la speranza da parte delle loro mamme di poterle poi un giorno riprendere. E la testimonianza di tutto ciò sono le mezze medaglie, che sono la speranza mai svanita, perché quando questi bambini venivano lasciati, le mamme consegnavano anche una mezza medaglia. E quello era il simbolo di questa speranza. Perché un giorno, magari in tempi migliori, la speranza era quella di poter riprendere i propri bambini e, unendo queste due mezze medaglie, quella era la prova provata che effettivamente quel bambino era il loro bambino. Era un po' la prova del DNA di oggi. Ai tempi non c'era il DNA, ma con queste due mezze medaglie si provava che effettivamente quel bambino era il suo. Oggi non è cambiato, perché oggi per fortuna non è più come 600 anni fa, ci siamo evoluti, abbiamo cambiato la nostra immagine, però siamo sempre rispettando sempre le esigenze del territorio, rispettando sempre le esigenze che la comunità ci richiede. Questa è stata la lungimiranza che ha avuto l'Istituto degli Innocenti nel corso dei suoi 6 secoli, perché ha cercato sempre di essere a contatto e a rispondere sempre alle esigenze della comunità. Oggi è un centro di accoglienza con una casa dedicata ai bambini. Abbiamo 3 case dedicate a mamme e bambini, una scuola d'infanzia, un asilo nido, una scuola d'infanzia, un asilo nido, un centro sperimentale 06.
ma ci occupiamo solo ed esclusivamente per la tutela dell'infanzia. Questa è la nostra missione che non abbiamo mai abbandonato e continueremo a farlo. Collaboriamo con il Comune di Firenze, collaboriamo con la Regione Toscana, qui abbiamo in rappresentanza abbiamo l'assessore Stefania Saccardi, con la quale abbiamo instaurato diversi progetti, e l'ultimo progetto che è stato realizzato e riconfermato quest'anno è il progetto Serio, che io l'ho definito un po' come la unione fra le due medaglie spezzate, che è un progetto che dà un sostegno psicologico, un aiuto a tutti coloro che vogliono ritrovare le proprie origini, che vogliono ritrovare la propria mamma biologica. Ora, io non voglio dilungarmi a lungo, perché il mio doveva essere un semplice saluto, però quando si parla dell'Istituto degli Innocenti, quando si parla di quello che noi facciamo, va da sé che le parole vengono una dietro l'altro. Quindi ringrazio nuovamente il Banco Farmaceutico per questa grande opportunità che ci ha dato, è una grande opportunità perché una grandissima visibilità, far conoscere la nostra storia al meeting di Rimini è veramente una grandissima opportunità. Grazie. Grazie per le sue parole. Come, credo che non ci sia bisogno di presentare Mariella Carlotti al popolo del meeting, credo che la conoscano tutti. No. Allora, abbiamo invitato Mariella all'assemblea del Banco Farmaceutico a Milano poco più di un anno fa, a parlarci di carità, arte, carità e bellezza, e ci affascinò con due scusate, con due diciamole, due edifici, due realtà toscane: l'ospedale della Scala di Siena e l'Istituto degli Innocenti. Poi, essendo il 2019 e come ricordato 600 anni degli Innocenti, abbiamo chiesto a Mariella, di sicuri che sarebbe stato un successo, di organizzarci la mostra. Quindi adesso do la parola alla Mariella, che io l'ho sentita parlare tante volte sullo stesso argomento, ma ogni volta rimango incantato, quindi ha veramente una capacità di affascinare le persone come racconta i fatti. Grazie Mariella. Io non presento la mostra perché vi invito a visitarla se non l'avete vista. E voglio dire solo alcune cose che mi stanno a cuore. E per essere breve, che non è uno dei miei doni, mi sono preparata un intervento scritto. Allora, dico subito una cosa, che io mi sono accorta solo 4 anni fa dell'ospedale degli innocenti. Io credo che tra sapere e conoscere c'è un abisso. Uno può sapere delle cose, ma per questo basta Wikipedia, no? Ma conoscere è sempre un incontro. E a me questo incontro è avvenuto il 10 novembre 2015, quando, ascoltando a casa in streaming il discorso del Papa alla Chiesa italiana, a metà del discorso il Papa ha detto: siamo qui a Firenze, città della bellezza. Quanta bellezza in questa città è stata messa a servizio della carità. Penso all'ospedale degli innocenti, ad esempio. Una delle prime architetture rinascimentali è stata creata per il servizio di bambini abbandonati e di madri disperate. Spesso queste mamme lasciavano insieme ai neonati delle medaglie spezzate a metà, con le quali speravano, presentando l'altra metà, di poter riconoscere i propri figli in tempi migliori. Ecco, dobbiamo immaginare
che i nostri poveri abbiano una medaglia spezzata. Noi abbiamo l'altra metà perché la Chiesa Madre ha in Italia l'altra metà della medaglia di tutti e riconosce tutti i suoi figli abbandonati, oppressi, affaticati. E questo da sempre è una delle vostre virtù, perché ben sapete che il Signore ha versato il suo sangue non per alcuni né per pochi né per molti, ma per tutti. La medaglia spezzata degli innocenti era così offerta dal Papa a tutta la Chiesa italiana come metafora del suo compito. La frase del Papa però leggeva anche l'immediato contraccolpo che avevo sempre provato passando davanti all'ospedale degli innocenti. La costruzione grande, rialzata rispetto alla piazza, con la facciata bicroma, bianca e grigia, rallegrata dai tondi a terracotta invetriata di Andrea della Robbia, aveva sempre suscitato in me un grande stupore e anche, devo dire la verità, una grande allegria. Uno stupore legato al fatto che per dei bambini abbandonati, per i derelitti, fosse stata pensata una dimora magnifica, tradizionalmente identificata come il prototipo dell'architettura rinascimentale. Per un'opera che non aveva uguali, era la prima volta che nel mondo si costruiva un luogo di accoglienza laico destinato soltanto all'infanzia abbandonata, si usava un linguaggio artistico totalmente nuovo che inaugurava il Rinascimento, il periodo più alto della storia artistica europea. È una dimora, come vedete, che non ha nulla del luogo segreto dove nascondere le colpe o le miserie di un'epoca. La stessa architettura ci dà il senso di un luogo di serenità e di pace, pensato da una città che si prendeva cura di tutti i suoi figli e ai più sfortunati destinava uno spazio degno di principi. Chi dolorosamente abbandonava qui un bambino doveva pensare che la comunità poteva assicurare al piccolo un futuro degno, che per le ragioni più varie era precluso come possibilità da offrire a chi l'aveva generato. L'ospedale non è appartato, è al centro della città, a due passi dal Duomo, sulla piazza dove sorge il Santuario Mariano di Firenze, davanti alla casa della madre, la casa dei bambini. Sotto il manto di Maria trovano riparo gli innocenti e a lei è dedicato l'ospedale, Santa Maria degli Innocenti. I bambini abbandonati sono i suoi figli prediletti. E l'ospedale dialoga anche visivamente con la città, attraverso il lungo portico, punto di incontro tra la comunità ospedaliera e quella civile. Sembra quasi che l'istituzione dei bambini abbandonati offra un ricovero a chi passa, come in un potente rovesciamento delle parti. E infatti il portico dell'ospedale detterà la forma a tutta la piazza. Di fronte ne verrà realizzato un altro, agli inizi del XVI secolo, quasi specchio degli innocenti, commissionato dai servi di Maria. La facciata della chiesa, della Santissima Annunziata, sarà arricchita alla fine del Cinquecento da un portico esterno, che la lega al resto della piazza. Quadra, dice Francesco del Migliore, è assai ben larga per ogni lato, ornata nelle parti laterali d'un colonnato con logge dalle quali ella riceve sembiante di teatro. D'altronde, io credo che ci sia, e questa è la seconda cosa che voglio dire, un nesso molto profondo tra carità e arte, quasi genetico. La carità, ci ha insegnato Don Giussani, è la natura di Dio, è il dono di sé commosso che il mistero ci fa creandoci e salvandoci. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio e perciò diventiamo noi stessi quando amiamo, commossi. Gesù ci ha detto che l'amore è la nostra legge. Legge, diceva Don Giussani, non nel senso moralistico, che dobbiamo amare, ma nel senso proprio con cui diciamo la legge di gravità, come il dinamismo
con cui una cosa realizza se stessa. E la legge dell'amore è per l'uomo come la legge di gravità, è la sua legge di gravità. Noi non siamo fatti per il benessere, questo è il grande equivoco di oggi. Siamo fatti per voler bene e infatti stiamo bene solo quando vogliamo bene. La carità così è anche la salvezza della generosità, perché la generosità è un nostro sforzo che si stanca prima o poi e che, come dice Carron, prima o poi passa la fattura, perché quando uno è generoso prima o poi chiede conto della generosità. Scriveva Claudel nella sua opera più bella, che è il libro forse a me più caro, L'Annuncio a Maria: forse che il fine della vita è vivere, non vivere ma morire e dare in letizia quello che abbiamo. Qui sta la gioia, la libertà, la grazia, la giovinezza eterna. Che vale il mondo rispetto alla vita? E che vale la vita se non per essere data? La carità è cioè la bellezza che investe l'io. Quando la bellezza si proietta sulle cose, sullo spazio, si chiama arte. La bellezza, come splendore della verità, è il nesso profondo tra la carità e l'arte. Pensate all'accoglienza agli innocenti. Il bambino accolto in una finestra sopra la quale è scritto: padre e madre ci hanno abbandonato, il Signore ci ha raccolto. Di là dalla finestra c'era un presepe a grandezza naturale, opera di Marco della Robbia, Maria e Giuseppe e una culla vuota dove veniva posto il bimbo abbandonato. Tant'è che nei registri dell'ospedale per alcuni secoli non c'è scritto, come diceva la Presidente, abbandonato, ma c'è scritto posto nel presepio, il giorno alle ore. Quel bimbo era Cristo che nasceva all'ospedale e in un meeting sul nome mi piace anche ricordare che di ognuno dei 500.000 bambini che l'ospedale degli innocenti ha accolto nella sua storia, un archivio conserva di ognuno il nome e la memoria della storia. Solo agli innocenti non c'è, dove c'era l'abbandono anonimo, ma i bambini non erano assolutamente anonimi, erano un nome e una storia. C'è un dipinto che, quando sono entrata per la prima volta all'ospedale degli innocenti, ha attirato la mia attenzione. Bernardino Poccetti, un pittore molto celebre nella Firenze della fine del Cinquecento, primi anni del Seicento, e molto fecondo di opere, vedovo e senza figli, nel 1610 si stabilisce all'ospedale in cambio della decorazione ad affresco di alcuni ambienti. Il primo lavoro che fa agli innocenti è un grande affresco che occupa per intero la parete di fondo del refettorio delle bambine, forse l'opera che meglio illustra il significato e la vita dell'ospedale. Nella parte sinistra Erode ordina la strage degli innocenti. La scena è concitata, piena di madri che tentano invano di difendere i loro bambini o ne piangono la morte. Lo strazio della scena è consolato dalla Vergine che in paradiso, al centro dell'affresco, accoglie con dolcezza di madre le anime degli innocenti uccisi. Sotto di lei si notano delle madri in fuga con i loro figli scampati all'eccidio. Le donne giungono al loggiato degli innocenti, dove i loro bambini potranno trovare sicura dimora. Nella parte destra del dipinto alcune scene raccontano la quotidiana vita dell'ospedale. In basso alcune balie allattano i innocentini, mentre altri dormono già nelle culle. Dietro loro i bambini si apprestano al pranzo in refettorio e in primo piano alcuni prendono lezioni di canto, altri sono ordinatamente inginocchiati nel dormitorio per la preghiera della sera. In primo piano, all'estrema destra, alcune bambine rendono omaggio al Granduca Cosimo II venuto in visita agli innocenti.
la figura del Granduca è idealmente contrapposta a quella di Erode. C'è un potere che, perseguitando Gesù, fa strage di innocenti, e un potere che, seguendo Cristo, offre una casa ai bambini abbandonati, salvandoli dai pericoli della strada. La concitazione tragica della strage si placa quasi miracolosamente nella parte destra dell'affresco, dove la violenza cede alla tenerezza della carità. Su tutto domina Maria, come a ricordare il senso positivo di tutto quello che accade. Non c'è soluzione di continuità in questo affresco tra l'episodio evangelico, il paradiso e la vita quotidiana dell'ospedale. Sono momenti di una stessa storia che ha come destino l'eterno. Due scalinate dipinte collegano la scena al refettorio, come a unire il grande palcoscenico della storia alla feriale vicenda di un pranzo di bambine all'ospedale. Il grande messaggio dell'ospedale degli innocenti, nella sua architettura, nel suo patrimonio artistico, nella sua storia secolare, è in fondo un grido di speranza. Cristo ci ha fatto conoscere il volto buono del mistero che fa tutte le cose. Il desiderio di felicità, che è l'ultima sostanza del cuore di ogni uomo, non è un inganno, ma ha un compimento, anche quando le circostanze della vita sembrano drammaticamente contraddirlo. E il nostro destino ultimo di bene ha un'alba nella storia, in quella carità che si piega sulle nostre ferite e persino sul nostro male. Per questo i fiorentini vollero mettere nel 1875, quando fu chiusa la finestra dell'abbandono anonimo, una lapide sotto la finestra ferrata dell'ospedale. Questa, recita questa lapide, fu per 4 secoli, fino al 1875, la ruota degli innocenti, segreto rifugio di miserie e di colpe, alle quali perpetua soccorre quella carità che non serra porte, e aggiungerei io neanche porti. Grazie. Grazie Mariella, grazie davvero. Do la parola ora a Arabella Natalini, che è la direttrice fresca del museo da pochissimo tempo, quindi si è trovata del Museo degli Innocenti. Grazie. Grazie a voi. Non so se si sente, sì. È veramente un onore essere qui oggi, e sapevo della larghissima frequentazione, ma la platea è veramente ampia e questo mi fa molto piacere, non tanto per poter portare il mio piccolo contributo da neodirettrice, ma perché spero appunto che tutti voi abbiate avuto l'occasione di visitare la bella mostra curata da Mariella Carlotti, su cui mi piacerebbe poi tornare, e spero che alcuni di voi avranno poi l'occasione di venire di persona a Firenze a visitare il museo e l'istituto. Sono state dette già diverse cose. Spero di non annoiarvi, però vorrei forse aggiungerne alcune. La prima, a partire proprio dall'ultima frase di Mariella, no? Quando ricorda la ruota degli innocenti. È curioso che un istituto così importante e celebre, quantomeno in città, abbia dato vita talvolta a degli equivoci. Per esempio, abbiamo a lungo parlato di ruota senza mai avere una vera e propria ruota. Forse Mariella aveva ricordato che i bambini venivano passati nel cosiddetto presepio, ma in realtà venivano inizialmente depositati su una pila, quindi noi non abbiamo avuto una ruota, ma si parla comunque di ruota degli innocenti. E tutt'oggi gli innocenti sono noti, ma al tempo stesso rimangono anche un po' misteriosi per gran parte della città. Una piazza bellissima, molto frequentata, centrale e un po' fuori dalle rotte turistiche, ma per anni frequentata per esempio da molti studenti. Io ho studiato lettere, storia dell'arte lì vicino, e mi ricordo che era appunto un luogo d'incontro, quindi questo porticato che è appunto filtro e unione tra spazi e persone diverse. E credo che questo
questo caratterizzi la lunga storia degli innocenti, come è stato già ricordato, la prima struttura appositamente dedicata all'accoglienza dei bambini. Questo non vuol dire che prima, nonostante molti abbandoni, non esistessero delle strutture. Già a partire dal Medioevo, nella stessa città di Firenze, gli ospedali accoglievano in parte con numeri molto ridotti bambini, ma insieme a malati o in una situazione diciamo più promiscua. Quindi è la prima volta che si pensa di dedicare appunto una struttura apposita, una struttura con delle caratteristiche ben precise, che unisce fin da principio appunto un'idea di bellezza e carità, e questo è un aspetto assolutamente fondamentale, non marginale, il fatto che si presti attenzione all'accoglienza, all'igiene, alle alcune innovazioni mediche che vengono poi introdotte nel corso dei secoli, ma che fin da principio si incarichi uno dei maggiori architetti del tempo per costruire quindi in un luogo centrale un edificio che possa corrispondere a delle esigenze fisiche ma anche spirituali e potremmo dire forse estetiche. Le caratteristiche dell'istituto sono molteplici e ancora una volta credo difficilmente descrivibili a parole, le immagini sicuramente aiutano ma non possono sostituire l'esperienza diretta. Quello che mi piacerebbe ricordare è che proprio perché così tanti sono stati i bambini e le bambine accolte all'interno dell'ospedale, è stato un luogo dove sono state portate avanti delle ricerche particolarmente avanzate, è stato un luogo ed è tuttora un luogo di innovazione e di ricerca. Sono stati istituiti tra i primi corsi di chirurgia, molto probabilmente è stata inventata la pediatria, uno dei primi corsi di ostetricia, è stato il primo luogo in Italia dove si è applicato il vaccino per il vaiolo. Tutto ciò è parte integrante di un'attenzione e di una cura che parte sicuramente da aspetti umanitari, ma che non ha tralasciato appunto nessun tipo di attenzione e dedizione a bambini e fanciulli. Si parla infatti sempre di bambini, ma l'istituto che accoglieva sempre più spesso neonati. Prima ho partecipato solo in parte alla visita della professoressa che raccontava come questa finestra ferrata attraverso cui i bambini venivano consegnati fosse piuttosto stretta, e questo per limitare proprio la dimensione dei bambini, in modo che non venissero lasciati i bambini in età adulta quando il fenomeno era crescente. In realtà però i bambini venivano accolti e accompagnati a lungo tempo, fino a quando appunto non trovavano un'eventuale sistemazione migliore. Tra le tante innovazioni, potrei dire geniale, proprio quella del baliatico, il fatto che fossero presenti in istituto delle balie dal latte fisse, pronte a nutrire il bambino appena lasciato, proprio all'istante potremmo dire, c'era un sistema di campanelli, veniva chiamata la soprabalia che a sua volta allertava immediatamente la balia, ma quanto prima questi bambini venivano affidati, e questo è un termine molto importante, a delle balie esterne, molto spesso famiglie che vivevano in campagna, che talvolta si occupavano dei bambini soltanto per brevi periodi, ed altre volte invece li allevavano come veri e propri figli. Tutto ciò ha quindi degli aspetti appunto fortemente umani, ma anche molto precisamente contrattualizzati. L'archivio che veniva ricordato, che è uno spazio assolutamente incredibile dove si ricostruiscono appunto le singole vicende di ogni bambino a partire dalla celebre Agata Smeralda accolta nel 1445, dove venivano descritte le condizioni dei bambini e delle bambine, l'eventuale segnale, spesso delle medaglie, ma talvolta dei lembi, dei frammenti di stoffa, tutto ciò di cui il bambino o la bambina era corredato, proprio nella speranza che un genitore venisse a recuperarlo. Questo talvolta accadeva, ma non è la maggioranza dei casi. Molto spesso però questi bambini e molte delle bambine trovavano però un futuro migliore proprio grazie all'attenzione non soltanto medica ma anche all'educazione. Questo è un altro aspetto fondamentale su cui
riflettono i primi spedalinghi e in particolar modo il celebre Vincenzo Borghini, che oltre ad insegnare a far di conto e a scrivere principalmente maschi, instaura anche alcuni di loro, instrada alcuni di loro verso le vie dell'arte, li manda a bottega, li insegna la musica, li insegna l'arte. L'arte è quindi parte della vita quotidiana della maggior parte degli abitanti dell'ospedale. L'ospedale ovviamente si è molto evoluto, come ricordava prima la nostra presidente, porta avanti ormai da decenni un'importantissima attività di ricerca, formazione in sinergia con le amministrazioni locali, regionali, nazionali, ma anche a livello internazionale. Ed è un istituto molto grande. Quando dicevo ci sono talvolta degli equivoci, forse non è la parola giusta, ma anche in città dove appunto la struttura architettonica è nota a tutti, non tutti sanno esattamente che cosa compie l'istituto oggi. Il museo rappresenta una vetrina di questo istituto, a mio avviso una vetrina costruita molto bene, e non è mio il merito, ma sono molto contenta di avere questa eredità. Una vetrina che si interfaccia appunto con uno spazio di ricerca molto grande, dicevamo prima più o meno una novantina di dipendenti e centinaia di consulenti esterni. Il museo è quindi un'occasione per raccontare la storia dell'ospedale, quello che è avvenuto, ma anche, spero sempre più, per raccontare quello che avviene oggi all'interno appunto degli uffici, dove lavorano persone sicuramente più competenti di me per raccontare nel dettaglio le loro ricerche. Ma mi piacerebbe anche spendere due parole sulla mostra, che mostre e musei sono probabilmente un campo che conosco meglio, e conosco bene qual è lo sforzo per la realizzazione di un'esposizione temporanea. A un'esposizione come questa che abbiamo appena visitato, che penso molti di voi avranno visto, in realtà non è di enormi dimensioni, ma che riesce in modo estremamente equilibrato appunto a raccontare una storia molto lunga, molto articolata, scegliendone alcuni degli elementi salienti, naturalmente omettendone altri. La visita del museo richiede molto più tempo, abbiamo uno spazio molto più ampio, il museo è stato inaugurato nel 1890, ma ha avuto una serie di ristrutturazioni fino alla più recente del 2016 e si articola addirittura su tre livelli. Mariella Carlotti è riuscita in uno spazio piuttosto contenuto a far scorrere un racconto per immagini che spero appunto invogli molto di voi a venire a visitare lo spazio reale, ma credo che appunto abbia colto alcuni degli elementi principali fino ad arrivare anche a una breve restituzione di alcune delle attività di oggi. Quando la mostra appunto appare così chiara, vuol dire che il curatore e i suoi collaboratori hanno lavorato bene, perché in realtà dietro a una mostra per immagini c'è un grande lavoro di ideazione, di progettazione, di realizzazione, e in questo caso anche un lavoro che invece, come dicevo prima a Mariella, io conosco meno, cioè il fatto di dover gestire un grande flusso di visitatori, quindi immaginare una suddivisione per zone che permetta la visione alla maggior parte delle persone possibili. Il nostro museo è ampio, accoglie forse decisamente dei numeri inferiori quotidianamente, ma mi capita spesso di incontrare visitatori a me sconosciuti, e quasi ognuno di loro è estremamente toccato dal museo, sia dalla forza e dalla capacità di alcune delle nostre opere maggiori, ma anche da molte delle testimonianze anche più recenti. La parte storica nel seminterrato racconta proprio l'ospedale dalle sue origini ai giorni nostri, con delle interviste a mio avviso molto toccanti di persone che hanno lavorato, che sono cresciute, che sono nate, che ritrovano lì le sue origini. È stata nominata più volte la medaglia spezzata, e come il ruolo della Chiesa sia sicuramente quella di riunirla. Credo che questo sia
un ruolo che però riguarda tutti noi ed un ruolo che l'ospedale ha ricoperto per molto tempo e che continua tutt'oggi a ricoprire, non soltanto nell'ottica di dare una casa o trovare la situazione migliore per i ragazzi e per gli adolescenti, ma quello di permettergli di diventare degli adulti completi. Ci sarebbero altre cose che vorrei aggiungere a partire dalle ricorrenze, abbiamo detto più volte il sessantenario, ma quest'anno il 20 novembre ricorre anche l'anniversario appunto della Convenzione dell'ONU per i diritti dei bambini e dei fanciulli, che sappiamo bene come il ruolo e la concezione dell'infanzia si sia evoluta nel corso dei secoli, ma mi piacerebbe leggere due brevi frasi in cui si specifica come il bambino sia oggi un soggetto portatore di diritti, capace di partecipare attivamente alla vita sociale con una propria originalità, potenzialità e peculiarità. Ecco, credo che l'Istituto sia stato in grado, nella maggior parte dei casi, di rafforzare l'originalità dei bambini, le loro potenzialità, e di dare uno spazio affinché queste potessero esprimersi al loro meglio. Per il momento mi fermo qui e grazie ancora. Grazie. Grazie. Ora do la parola e vi presento Maurizio Mazzagalli, che è vicepresidente della Fondazione Maddalena Grassi. Sono molto felice che sia qui e che ci racconti cosa concretamente vuol dire questa realtà importantissima. Io credo sia un modo moderno di continuare quello che abbiamo visto sia successo nella nostra storia secolare. Voglio ringraziare anche la Fondazione perché ha aderito all'idea di partecipare alla mostra, non solo all'incontro di oggi, ma anche sostenendola in modo significativo da un punto di vista economico. Quindi grazie ancora e prego, raccontaci. Grazie innanzitutto che ci siete dico due parole di che cos'è, se può dare la prima diapositiva. Solo che qui sono messo un po' storto, posso venire lì così? Scusate. La prima diapositiva di che cos'è la Fondazione Maddalena Grassi è un ente senza scopo di lucro che opera in Milano nel settore dell'assistenza sanitaria, domiciliare e residenziale. La missione è di accogliere il bisogno della persona che soffre nella sua totalità secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Di fatto seguiamo a livello domiciliare 2.500 pazienti all'anno, 400 pazienti al giorno, parlo di tutte le età, di tutte le patologie, di tutti i tipi, e abbiamo 6 strutture di accoglienza per malati di AIDS, psichiatrici, gravi disabilità e hospice. Questo per dire la globalità dell'esperienza. Ma perché siamo qui e dobbiamo tanto all'ospedale degli innocenti? Ecco perché. Perché noi siamo convinti che i nostri professionisti, scusate non so bene dove, non voglio voltare le spalle a nessuno, i nostri professionisti, per essere professionisti seri, per dare il massimo della propria esperienza, non possono che incontrare altre esperienze significative che portino avanti il cuore che noi vogliamo ci sia nell'assistenza. Per questo, pochi mesi fa, uno degli incontri è stato fatto proprio con il racconto della storia dell'ospedale degli innocenti e una presentazione, come vedete, della dottoressa Carlotti, a tutti gli operatori della nostra fondazione, circa 200-250 persone, perché quello che abbiamo imparato vale per tutte le età, per tutte le patologie, certamente in modo particolare per i bambini, come vedremo, ma vale per tutto. Ieri si parlava di Alzheimer ed è quasi la stessa cosa. Cito una frase di un operatore che dice: la formazione istituzionale, cioè questi incontri con altre esperienze, ha per me un valore chiave in quanto mi aiuta a tornare al cuore di quello che facciamo tutti i giorni nella sua semplicità.
non sono cose straordinarie, sono la normalità, ma bisogna tornare al cuore, un cuore comune per l'accoglienza di bambini bisognosi di cure e di assistenza. Chiaramente c'è un particolare, l'ospedale degli Innocenti parla di 600 anni di esperienza, noi parliamo di 30 anni, quindi con molta delicatezza non vogliamo avere nessun paragone, ma vogliamo imparare da quello che è successo, perché credo che di storie ne abbiate passate tante. Allora, indietro, scusate, ho sbagliato tasto. Ok, allora, gli innocenti che hanno bisogno ancora di affido, di adozione, ce ne sono ancora tanti, di tanti tipi. Noi volevamo però centrare l'argomento sui nuovi innocenti. In Italia si stima che ci siano 35.000 bambini con grave patologia invalidanti. Il dato è sotto discussione di tutti i tipi perché non c'è un censimento chiaro e quindi da questo punto di vista è già una mancanza grossa. Spesso sono invisibili perché non escono di casa per condizioni oggettive, dipendenza da macchine, ventilatori, impossibilità di uscire di casa per le scale o per vergogna. La Fondazione Maddalena Grassi offre l'assistenza domiciliare e cure palliative pediatriche in questo momento a 140 bambini. Un particolare, perché si chiama Maddalena Grassi? Beh, è una ragazza di 19 anni morta per fibrosi cistica che noi volontariamente avevamo assistito. Quindi quando i parenti hanno lasciato un lascito, come credo sia all'inizio dell'ospedale degli Innocenti, per fare un'opera del genere, abbiamo voluto chiamarla col nome di una persona, non con un acronimo o con una patologia. Vogliamo il nome della persona perché accogliamo tutte le patologie. Ma c'è un'altra cosa che mi interessa. Mi sono dimenticato di dire, io sono un medico cardiologo, 40 anni in ospedale, col delirio di onnipotenza che ogni ospedale ha, dopodiché mi sono reso conto della cronicità e della gravità della patologia della disabilità. E poi soprattutto sono nonno di uno splendido bambino che ha qualche problema. L'esperienza di malattia, questa è la frase di un papà, se accompagnata può diventare occasione di vivere con positività una situazione che altrimenti sarebbe condannata alla disperazione. Questa è la fotografia del mio nipotino, splendido come vedete, che quest'anno l'ho fatta io questa fotografia al mare, faceva il bagno, tenuto dal suo papà, e è una cosa che davvero può essere fatta a tutti, cioè che in qualche modo si può accompagnarli nel vivere quello che c'è, non nel cercare quello che non c'è. E quindi da questo punto di vista ho ricevuto due cartoline quest'anno, una dal Trentino e una da Napoli, perché noi organizziamo per i nostri bambini anche le ferie per i genitori. Una mi scrive: sono 10 anni che non esco da Milano, grazie per quello che ho potuto fare, perché si prepara l'assistenza domiciliare nel luogo dove vanno. Colgo l'occasione, perché non è merito mio, è merito di tutto il personale medico, infermieristico, Katia, Erika, i nomi non posso dimenticare, c'è troppa persone coinvolte. Per queste patologie sono circa 50 le persone coinvolte. Allora, accogliere il dolore innocente, credo che sia veramente l'esperienza dell'ospedale innocenti, l'accoglienza. E questo cosa vuol dire? Certamente portare nelle case la professionalità, la competenza, l'assistenza, ma non basta. Bisogna portare umanità, ascolto, condivisione e sorrisi, perché innanzitutto nelle case portiamo noi stessi, non portiamo la professionalità, e quello si vede ogni volta nel rapporto con questi bambini, è quello che conta. Certo, devono esserci non più le balie, per fortuna o purtroppo, devono esserci i nutrizionisti, gli infermieri, gli psicologi, ce n'è qua una in prima fila, tutte le figure professionali, ma unite da un unico intendimento: essere innanzitutto noi stessi veri. E non posso dimenticare quello che voi più volte avete citato, perché La frase di sinistra è stata detta da una mamma di uno dei nostri bambini, che adesso leggo, che mi sembra estremamente esplicativa. Mio figlio non è epilettico, non è tetraplegico,
mio figlio scusate, ha l'epilessia, ha la tetraplegia, mio figlio è ben altro, è un mistero, anzi è il mistero. E questo è lo sguardo con cui dobbiamo guardare i nostri bambini. Tanto è vero che mi colpisce perché per noi il mistero ha un nome, viene messo fra Maria e Giuseppe nel presepio. Quindi in questo senso davvero a me ha colpito tantissimo, perché indica con chiarezza e semplicità cosa guardare. Guardare per pochi momenti quel bambino lì. Pochi momenti, perché uno sguardo non richiede una lezione di un'ora, richiede uno sguardo, pochi secondi, pochi minuti, mi dicevano che stavano lì a vedere il bambino, no? Credo che sia un pezzo importantissimo, perché questi bambini sono un segno che richiama il mistero. La moneta spezzata, anche noi siamo stati colpiti da questo fatto della moneta spezzata, perché noi non prendiamo i bambini affidati, ma entriamo nelle case che ci affidano per un periodo di competenza, di ruolo. Quindi di per sé non siamo chiamati, noi siamo chiamati ad accompagnare una famiglia con la sua storia e la sua capacità. Quindi è un pezzo di strada da fare insieme, tenendo presente che spessissimo ci troviamo di fronte, qui è un assessore, mi permetto di parlare, con le difficoltà sociali che questa situazione comporta in maniera devastante. La famiglia spesso si spezza, rimane un solo genitore, deve lavorare e tenere il bambino, ha lo sfratto dalla casa, eccetera, eccetera. Sa meglio di me quello che vuol dire, ma entrare in quelle case è quanto di più dirompente esiste. Li ho presente negli occhi e... Allora la cosa più importante è accompagnarli fino al destino, senza abbandono né accanimento terapeutico. Attenzione, sono due parole che firmeremmo tutti, perché sono di una semplicità incredibile, ma nel contesto, nel singolo caso, sono di una complessità enorme da capire fino a che punto e come. E spesso non c'è un'opinione condivisa, bisogna costruirla con pazienza. Questo è uno dei bambini, uno dei primi che abbiamo accompagnato al paradiso, sono sicuro, e mi ricordo quella notte in cui tutti gli operatori che avevano lavorato su questo bambino si sono chiamati, alla fine erano presenti in 12, cioè non è una professione che lascia, è una professione che accompagna fino alla fine, ma bambini affidati ai genitori, a noi, alle comunità, da restituire prematuramente. Questo è un altro passaggio di un papà a me molto caro, perché è quello. Il senso della moneta spezzata è che viene affidato a tutti, alla famiglia, alla comunità cristiana, ma anche a chi ce l'ha donato. Con la coscienza, io ho 15 nipoti, che tutti ci sono affidati, non solo questi. Concludo rimandando a poi approfondimenti, perché non voglio portare via troppo tempo, però bisogna essere nel concreto, nel reale, cioè costruire le cose, e non è facile. Credo che 600 anni di storia lo testimonino. Abbiamo messo in piedi un convegno che mi permetto di segnalare, perché tutti i documenti internazionali e nazionali dicono che a casa è meglio curare questi bambini, ma a casa è meglio curare se c'è intorno una rete di ospedali, di specialità, di sostegno sociale, che effettivamente sia una rete funzionante. Non è così, purtroppo non è così, tanto che abbiamo chiamato in quel convegno tutte le esperienze più vive della Lombardia e interlochiamo con la regione, perché le frasi famose, accompagnamento o la rete famosa sia una rete effettiva, una continuità assistenziale possa essere effettiva. Per questo credo che questa sia la dimostrazione di tutto il lavoro e la passione che ci vuole per portare avanti questo, ringraziando soprattutto chi ci ha anticipato per 600 anni, quindi non è poco, per indicarci ulteriormente la strada. Grazie.
Grazie Maurizio, non per quello che ci hai detto, ma per quello che fate. Do la parola a Stefania Saccardi, che è l'assessore alla salute della Regione Toscana. Fa un intervento, credo che può anche prendere spunto e commentare come responsabile politico di un'area così importante alla luce di queste testimonianze toscane e non solo toscane. Sì, grazie. Mi piace dire che sono responsabile delle politiche della salute, ma anche delle politiche sociali, perché da tanti anni mi occupo di politiche sociali, ho fatto anche l'assessore a Firenze alle politiche sociali e quindi mi piace mettere insieme questi due aspetti, perché la salute e le politiche sociali sono un po' un tutt'uno. Non è possibile immaginare la sanità senza una presa in carico anche sociale, e che chi mi ha preceduto lo raccontava bene quanto, soprattutto nella disabilità, gli aspetti di tipo sanitario sono collegati anche con una presa in carico sociale, e lo dimostra anche la storia dell'Istituto degli Innocenti, sulla quale io non torno perché l'hanno raccontata molto meglio di me, ma che è nel sistema socio-sanitario della Regione Toscana un pezzetto che sta dentro una politiche più ampie a 360 gradi che cercano di mettere da tanti anni il bambino all'interno delle politiche e delle scelte che noi facciamo sul fronte sanitario e sul fronte sociale. L'Istituto degli Innocenti aveva questa capacità di tenere insieme la presa in carico di carattere sociale, l'abbandono, seguire i bambini e portarli fino al momento in cui potevano essere autonomi, potevano entrare nella vita ordinaria, nella vita da adulti, insieme anche alla presa in carico di tipo sanitario. All'Istituto degli Innocenti si partoriva anche, si facevano, tu ricordavi, anche le prime politiche vaccinali, le politiche sul vaiolo, gli esperimenti sul vaccino del vaiolo, la variolizzazione era cominciata all'Istituto degli Innocenti in collegamento con l'ospedale di Santa Maria Nuova, che abbiamo un altro primato, abbiamo il più antico ospedale d'Italia che continua ad essere un ospedale. La caratteristica di questi luoghi di Firenze è che sono stati dedicati, lo dicevamo prima, sono stati dedicati all'accoglienza e all'assistenza molti secoli fa e lo sono ancora oggi. Questa è una caratteristica di una città che ha saputo dedicare alcuni luoghi belli, perché è vero che la bellezza, come diceva Simone Weil, la bellezza e la sofferenza sono le due strade attraverso le quali Dio arriva al cuore degli uomini. La bellezza e la sofferenza sono tenute insieme, che venivano tenute insieme fin da molti secoli fa e lo sono ancora oggi. Ancora oggi quei luoghi di straordinaria e rara bellezza sono destinati all'accoglienza. Non solo questi, ma penso a tutto il complesso del Carmine, che ancora oggi ospita l'albergo popolare, ospita l'accoglienza invernale, penso anche a tanti altri luoghi, il Bigallo dove c'erano le madri abbandonate. Insomma, ancora oggi tutti questi luoghi sono destinati all'accoglienza e sono nel centro della città, perché anche questo è un aspetto importante che rivendichiamo ancora oggi. Io ho gestito la prima accoglienza migranti nel 2011, la prima emergenza Nord Africa, e sembrava strano che Firenze avesse organizzato l'accoglienza nel centro della città e non avesse messo le persone che arrivavano dall'altra parte del mare in luoghi lontani dove nessuno li poteva vedere. Era un principio fondamentale, fu una scelta, non fu un caso. Noi li accogliemmo nel cuore della città perché abbiamo sempre pensato che non ci si debba vergognare dell'accoglienza e della solidarietà, come purtroppo oggi stanno tentando di farci credere che ci si debba vergognare
di fare solidarietà e accoglienza, ma l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo nel cuore della città, perché l'integrazione è un pezzo importante delle politiche di accoglienza e di presa in carico delle persone. L'Istituto degli Innocenti è un pezzo della rete, un passaggio della rete di assistenza e accoglienza che in Regione Toscana e in particolare nella città di Firenze proviamo a mettere in piedi. Noi abbiamo un altro soggetto, un'altra istituzione di prima grandezza, che è l'ospedale pediatrico Maier, che è un'altra dei tasselli di questa rete di assistenza di primo livello. Abbiamo cominciato a fare gli screening neonatali quando ancora in questo paese non erano tra i livelli essenziali di assistenza, e l'abbiamo cominciati a fare con un'ampiezza che ancora oggi ci rende la prima regione in Italia ad eseguire questo tipo di interventi. Lo facciamo e continuiamo a farlo attraverso una politica vaccinale che noi abbiamo fatto molto forte e molto spinta, nella quale ancora crediamo, guardate, e sulla quale abbiamo spinto molto, perché riteniamo che a un certo punto, poi, di fronte a tutte le discussioni che si sentono, le istituzioni debbano anche dire da che parte stanno. E l'abbiamo detto con forza, perché noi riteniamo che la tutela della salute del bambino passi da una decisione, da un impegno forte delle istituzioni che dicano con chiarezza che su certi aspetti non possiamo avere tentennamenti, non possiamo dire ma si fanno le autocertificazioni, ma vediamo in qualche modo come aggirare le norme. Lo sa bene Gabriele Toccafondi, che è qui davanti a me, che da sottosegretario all'istruzione ha su questo e anche su molto altro, insomma, ha avuto un impegno molto forte e molto deciso. Ma insieme a questo poi c'è tutta una rete pediatrica di assistenza e di accoglienza che sta insieme. Vedete, insieme alle eccellenze della ricerca e della cura dell'ospedale Maier, noi ci abbiamo messo e ci mettiamo tutta una collaborazione, una serie di collaborazioni con tante associazioni, perché il terzo settore è fondamentale per rendere e aiutare e rendere una risposta a 360 gradi rispetto alle tematiche dell'accoglienza, una rete di associazioni che intorno all'ospedale Maier aiutano e sostengono le famiglie che spesso vengono da lontano, perché è non solo l'unico ospedale pediatrico della regione toscana monotematico naturalmente, ma è un punto di riferimento per gran parte dell'Italia centrale, penso anche a gran parte della Sardegna, a tante altre regioni che a quella, no vabbè, la Lombardia non ha no vabbè, è un punto d'eccellenza nella sanità anche la Lombardia, dobbiamo riconoscerlo, ma tante altre regioni che invece fanno riferimento all'ospedale Maier, e tante famiglie che vengono spesso catapultate in una realtà che non avrebbero mai voluto vivere, ma che hanno bisogno non solo della cura e dell'assistenza e della ricerca, che sono fondamentali, ma anche di una rete di aiuto e di sostegno che il nostro sistema delle associazioni mette a disposizione. Ho incontrato una famiglia una volta ospitata in uno degli appartamenti di una delle fondazioni, che è la Fondazione Bacciotti, che si occupa di dare ospitalità, una famiglia che veniva dalla Sardegna. Questa madre mi disse, dice, guardi assessore, lei non può avere un'idea di cosa vuol dire portare un figlio a fare una visita oculistica e nel giro di poche ore trovarsi imbarcate su un aereo e mandati nel reparto di neuro-oncologia senza avere nemmeno, essersi portati dietro nemmeno un vestito di ricambio, essere precipitati in un incubo che vede il tuo figlio, il tuo bambino far fronteggiare insomma una malattia così grave, e aver avuto nello stesso tempo vicino a noi qualcuno che ci ha ospitato in un appartamento dove abbiamo trovato il latte, le cose che ci servivano, e sentire altri genitori
che ci hanno accolto e ci hanno fatto sentire un po' meno soli in una vicenda allucinante di questo genere. Quindi una rete di associazioni che si muovono intorno al nostro ospedale, e questa è la parte più propriamente, diciamo, vicina alla sanità, ma insieme a questa c'è la rete dell'accoglienza. Quando il Papa ci ha voluto dare l'onore di una udienza nei 600 anni appunto della fondazione dell'Istituto degli Innocenti, ci ha detto che l'altra metà della famosa moneta oggi è in mano a tutti noi, è in mano alla Chiesa, ma è in mano a ciascuno di noi che ha la responsabilità di fronteggiare oggi le nuove povertà, le nuove sofferenze, la solitudine, la fame che scappa da lontano, e ha il dovere di essere quell'altro pezzo della moneta. E noi abbiamo provato e proviamo nella nostra regione a non vergognarci della solidarietà e dell'accoglienza e a mettere insieme un sistema di aiuto e sostegno, soprattutto rivolto ai minori stranieri non accompagnati che arrivano in misura così rilevante sul nostro territorio e dei quali ci occupiamo. Abbiamo fatto un provvedimento abbastanza unico nel panorama nazionale, perché la legge ci obbliga a prenderci cura fino a 18 anni di questi bambini, ma noi abbiamo fatto un provvedimento come Regione Toscana che se ne prende carico e lo allunga fino ai 21 anni l'accoglienza, perché molto spesso noi investiamo nella cura e nella presa in carico dei bambini, li portiamo, gli facciamo fare il corso di istruzione e di formazione e poi a 18 anni e un giorno dovremmo metterli fuori dalla porta, magari interrompendo un percorso di formazione e di accompagnamento e lasciandoli al proprio destino. Ecco, abbiamo fatto un percorso di presa in carico fino a 21 anni per cercare di terminare il percorso di formazione e di inserimento dei minori che arrivano spesso da tante parti del nostro paese. Insieme a questa abbiamo naturalmente una rete di accoglienza e di assistenza alle famiglie in difficoltà, sia cercando di fronteggiare la prevenzione, sia nella parte poi dopo di risposta che cerchiamo di articolare attraverso comunità. Noi oggi purtroppo le cronache ci raccontano anche di esperienze disastrose, però ci sono anche tante esperienze positive che non possiamo dimenticare e che aiutano le famiglie a superare momenti di difficoltà. Corriamo il rischio di vedere sempre quello che succede, la distorsione di alcuni fenomeni, ma c'è una fisiologia che invece funziona, ci sono strutture d'accoglienza che funzionano bene, ci sono persone che dedicano anima e corpo a ricostruire un percorso per bambini che sono vissuti in famiglie con grande difficoltà. Noi sosteniamo anche un percorso di prevenzione con un progetto, penso a Firenze, che è un po' un'altra delle istituzioni, che è il progetto di Villa Lorenzi, che noi sosteniamo. Io ho cominciato a sostenerlo quando ero in comune, ho continuato dalla Regione Toscana per aiutare le famiglie che hanno problemi con figli in adolescenza a iniziare insieme un percorso di risposta prima che i problemi diventino patologia e dopo si affrontino con maggiore difficoltà. E quindi lavoriamo sia sulla prevenzione che poi sulla risposta, naturalmente quando invece non è stato possibile anticipare il problema, ma è necessario rispondere al problema stesso. E lo facciamo sia con il Tribunale dei Minori, perché l'Istituto degli Innocenti ha un centro di documentazione molto importante sulla base del quale noi facciamo e poi decliniamo le politiche di risposta ai problemi, sia attraverso un accordo che consente al Tribunale dei Minori di accedere alle banche dati che noi abbiamo delle strutture di accoglienza. Cioè il Tribunale dei Minori può direttamente interloquire un progetto unico e vedere tutti i dati e tutti gli elementi che le strutture di accoglienza raccolgono quando hanno dei minori in affido e in carico. Allo stesso modo stiamo mettendo in piedi invece un progetto con il Tribunale ordinario per aiutare
le separazioni giudiziali con figli ed evitare che i problemi dei genitori troppo spesso ricadano sui figli. Stiamo mettendo in piedi un progetto di accompagnamento delle separazioni giudiziali con il nostro personale sanitario, di psicologi specializzati in questo, per aiutare il tribunale anche a dare una risposta e una presa in carico professionale per accompagnare le famiglie anche nella fase della separazione e della separazione giudiziale affinché non ricadano le conseguenze, non ricadano sui figli. Quindi diversi provvedimenti insieme naturalmente agli investimenti che facciamo sul tema dell'affido familiare, perché certamente è bene tenere gli occhi sulle strutture, bene averle comunque le strutture, ma là dove è possibile dare una risposta di inserimento familiare noi cerchiamo di aiutarla e di sostenerla, e l'affido familiare è certamente uno degli strumenti migliori sotto questo profilo. Va un po' lunga, ma ne facciamo parecchie. E poi abbiamo fatto un accordo per esempio con la FISM, con le scuole cattoliche, proprio per aiutare a prendere in carico e a dare una risposta e un sostegno anche nelle scuole non pubbliche con gli insegnanti di sostegno per i bambini che hanno sia problematiche di disabilità sia problematiche di integrazione. Il sistema complessivo poi dell'accoglienza e della risposta che noi proviamo a dare lo facciamo anche per esempio sullo sport. Abbiamo un progetto credo unico in Italia, si chiama Scuola e Sport Compagni di Banco, sul quale investiamo quasi 2 milioni di euro per aiutare i bambini e anche i bambini che vengono da famiglie che non possono permettersi l'iscrizione ad una società sportiva a fare attività fisica, perché anche lo sport, e qui c'è anche un'area, lo so, dedicata allo sport, è uno strumento di integrazione per i bambini e per i minori, oltre che a essere un luogo dove si dovrebbero imparare alcuni valori e anche corretti stili di vita. Insieme a questo, ed è interessante l'esperienza della Fondazione Grassi, noi adesso stiamo provando anche a mettere in piedi un hospice pediatrico. È un tema molto caro al mio vescovo, che me lo ha sottolineato più volte, e insieme a Caritas, insieme alle associazioni, vorremmo provare a dare una risposta di presa in carico non solo domiciliare ma per tante famiglie che vengono da lontano, anche residenziale, per aiutare i bambini anche purtroppo nella fase della malattia e del fine vita. L'Istituto degli Innocenti quindi è un pezzo fondamentale del nostro sistema di accoglienza, che è un sistema d'accoglienza e di risposta molto più vasto. Peraltro nell'Istituto degli Innocenti fino a qualche anno fa c'era un consultorio, e oggi stiamo lavorando perché ci sia di nuovo anche un consultorio all'Istituto degli Innocenti, perché crediamo che un luogo è un punto di riferimento pubblico dove le donne si possono rivolgere, nella mia idea non solo per avere la certificazione all'aborto ma anche per il sostegno a portare avanti la gravidanza quando una donna ne abbia volontà. Io sono stata purtroppo oggetto per parecchie settimane di una non banale aggressione, perché avevo fatto un accordo con il forum delle famiglie non perché fossero dentro i consultori ma perché le donne che dentro i consultori esprimono la volontà di portare avanti una gravidanza senza avere magari i mezzi, gli strumenti e il sostegno necessario si potessero rivolgere anche a qualche associazione che è attenta a questo aspetto. Sono stata per settimane, potete immaginare come, bersagliata da una marea di critiche, ma certamente, guardate, non volevo, ma insomma volevo che, come è nello spirito della 194, la 194 quando si deve applicare si applicasse tutta, non solo una parte, se uno la legge e la legge interamente, insomma c'è l'aspetto certamente
del rispetto e della garanzia che noi facciamo e dobbiamo fare negli ospedali pubblici di chi voglia interrompere la gravidanza, ma anche l'aspetto dell'aiuto e sostegno di chi invece una gravidanza la voglia portare avanti. Quindi mi piacerebbe che l'Istituto degli Innocenti, proprio nella sua vocazione del rispetto e la vita, fosse il luogo dove nuovamente possiamo realizzare nel centro della città un consultorio, e ci stiamo lavorando insieme a Maria Grazia e insieme a tutti gli altri. Ecco, mi fermo qua, però vedete che l'idea della centralità del bambino, potremmo discutere sul tema della disabilità, che è certamente un altro dei temi che ci interroga noi come istituzioni fortemente, perché è su questo che e su queste grandi sfide che la politica deve dare una risposta, e che una comunità si qualifica nell'assistenza ai più deboli, nell'attenzione ai più deboli, nell'attenzione agli emarginati, non nel far vedere chi è più forte e chi ha i muscoli più forti, chi urla di più e chi di più si fa vedere come colui che rispetta l'ordine invece che l'accoglienza e la solidarietà. Io credo che su questo noi abbiamo grandi passi da fare. Meno male abbiamo tante associazioni che si impegnano sul tema della disabilità, perché altrimenti davvero non ce la potremmo fare a dare un minimo di risposta dignitosa rispetto a chi si fa carico della fatica di un figlio con disabilità, della fatica e della bellezza, perché anch'io penso che questa sia alla fine, per chi la vive nel modo giusto, anche un elemento di grande crescita, di grande ricchezza e di grande bellezza. Ma dicevo, tutti questi pezzi che ho provato sommariamente e velocemente a raccontare ci danno l'idea di come noi bisogna provare ad organizzare attorno alle soggetti più fragili, attorno ai bambini, l'organizzazione di una società e di una comunità che sappia davvero rispondere ai bisogni di chi da solo non ce la può fare, ma di chi ha bisogno di una comunità che si faccia carico dei soggetti più fragili, dei soggetti però che rappresentano anche il nostro futuro e che rappresentano la nostra società, come sono appunto i bambini. Grazie. Grazie. Bene, ringrazio tutti i partecipanti. Dal mio punto di vista vorrei che tornassimo a casa o uscissimo da questo incontro con un po' più di speranza, con tanta speranza, e guardando con ottimismo al nostro mondo di oggi, perché è facile cadere nel pessimismo oggi come oggi, sembra che tutto vada peggio, vada male, ma non è così, non è così. Siamo condizionati dal fatto, ad esempio, come è stato strumentalizzato l'episodio, un episodio negativo sull'affido, c'è qualcuno che criminalizza le case famiglie a scopo suo. Non è così. C'è un salmo che dice che bisogna turarsi le orecchie per non udire fatti di male e chiudersi gli occhi per non vedere fatti di sangue. Io credo dobbiamo imparare a far tesoro di questa nostra storia, di questo nostro presente, per testimoniare la nostra speranza. E anche per noi del Banco Farmaceutico, molto più concretamente. L'anno 21 ci saranno 20 anni che esistiamo, 20 anni che organizziamo la nostra colletta. Io dico, non vogliamo celebrare niente, vogliamo ripartire. Vogliamo ripartire, vogliamo crescere. Saluto anche il dottor Bachini, che è membro del comitato di presidenza di Federpharma, che sono i nostri compagni, ma non solo compagni, cioè non esisteremmo se non ci fossero le farmacie e se le farmacie non ci sostenessero. E insieme di sicuro vogliamo continuare questa storia.
anche la nostra storia è un piccolo segno che attraverso il volontariato, attraverso l'opera di tanti volontari, attraverso l'adesione volontaria delle farmacie e il loro contributo economico è possibile aiutare dentro una storia secolare che ha fatto dell'accoglienza una delle nostre caratteristiche. Cioè, adesso è tardi, ma noi abbiamo ad esempio un progetto con le nostre forze armate che, dove vanno all'estero, la prima cosa che fanno, aprono dei progetti di cooperazione civile. Gli americani sono stupiti come noi italiani si riesca a dialogare con le popolazioni civili, ma perché dentro una tradizione tra i cappellani militari e lo stesso esercito, quando si va non si è, sentivo il capo, il comandante, il generale comandante delle nostre operazioni all'estero, dice: noi siamo ospiti di questi paesi dove andiamo ad aiutarli per costruire la pace. Dentro questo ci stanno interventi sociali e sanitari a cui il banco modestamente contribuisce dando i farmaci. Quindi vi aspetto tutti come volontari alla giornata a febbraio, faremo più di una giornata in occasione del ventennale. Chiudo dicendovi che il meeting, anche lui esiste da 40 anni, esiste per il dono del tempo di tanti volontari, ma anche per il contributo economico di ciascuno di noi. Anche piccolo, anche un euro, due euro, si possono donare nei punti raccolti, di raccolta dei fondi, solo lì, non c'è nessun altro autorizzato a raccogliere fondi, solo lì, però facciamolo, c'è il cuore rosso, i volontari con la maglietta rossa. Grazie e scusate che abbiamo sforato un po' i tempi. Grazie.